Bentrovati al consueto appuntamento con Fatti e Opinioni. Nostra ospite, Graziella Perticone, che ringraziamo per essere qui con noi e che salutiamo, è la responsabile, la segretaria della Federazione Lavoratori Conoscenza della CGIL. Quindi un po' Buonasera. ovviamente tutto il mondo della scuola, ma non solo, è nell'area tematica dove, in questo caso la CGIL esercita la sua tutela, la protezione dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. È molto importante il tema della scuola, poi vogliamo anche affrontarlo, ma lo facciamo anche perché proprio di recente, nelle scorse ore, avete anche assunto posizione rispetto a quello che è l'ennesimo femminicidio che è accaduto, in questo caso addirittura in provincia di Ragusa, ma purtroppo sono tantissime sia in Italia ma anche in Sicilia. Parliamo in questo caso dell'ultima vittima, Rosalba dell'Albani, una donna di 52 anni uccisa a Gerratana nel sonno, nel letto in cui dormiva insieme alla madre che assisteva, anzi proprio si spostava nella casa della madre per assisterla, ed è stata uccisa, secondo anche la confessione, come dire, del presunto omicida, che è il cognato, ma è comunque un nuovo femminicidio, al di là di quello che poi le indagini ci diranno. Ed è un problema enorme che non si riesce ad arrestare, nonostante se ne parli molto più di prima, nonostante anche legislativamente si siano fatte tante cose importanti negli ultimi anni, nonostante la coscienza pare che sia però pronta, vigile, matura, però non ci riesce ancora. Io vorrei partire da questo, visto che appunto siete Sì. intervenuti proprio su questo tema, cioè perché ancora non si riesce ad arrestare, neanche a rallentare questo problema, quasi sia una strage inevitabile? In effetti è una strage, è inevitabile, lo sta diventando molto probabilmente per una serie di motivi, nonostante sia dal punto di vista legislativo si sia cercato di risolvere il problema, anche tutte le varie istituzioni cercano di affrontare la tematica con i propri mezzi e nonostante anche nelle scuole sia un tema effettivamente molto trattato, evidentemente l'educazione che ci portiamo dietro è ancora una cosa atavica che purtroppo non riesce a risolvere il problema. Noi parliamo sempre di quelli che sono, diciamo, magari i diritti delle donne, no? Cerchiamo di portare avanti anche una parità di genere, sia dal punto di vista magari lavorativo, di diritti delle lavoratrici rispetto a quelli dei lavoratori, anche di parità di linguaggio. E anche questo è un tema particolarmente difficile ancora da affrontare e da superare. Però la violenza di genere dovrebbe essere effettivamente un problema che deve nascere già con un'educazione dai bambini veramente piccoli. Intanto io vorrei precisare che a mio avviso in questo momento storico, negli ultimi anni, già la violenza è veramente aumentata in tutti i campi e anche molte volte proprio per motivi che sono molto banali. A questo aggiungiamo appunto la mancata educazione al rispetto delle persone che abbiamo accanto. Io ho l'impressione che molte volte l'enfatizzare determinati fenomeni, quali questo per esempio del femminicidio, per alcune tipologie di persone, che sono sicuramente persone che malate, possa portare a un processo di emulazione. Però c'è un Sì. dato, almeno i numeri statistici che non mentono mai, perché la realtà Sì. passa per i numeri in generale, non per i casi singoli. Quando se ne parlava poco o nulla, i numeri erano gli stessi. Erano gli stessi. Scopriamo oggi, magari ci può venire in mente, ma prima non accadevano, poi se uno va a documentarsi, è che non esisteva una coscienza pubblica, quindi che non era presente neanche nel sistema mediatico, no? Sì. Perché non erano quindi casi da prima pagina, ma erano cronache locali, in qualunque parte d'Italia accadevano queste cose ed erano casi di cronaca locale, tranne fatti eccezionali, perché magari c'erano elementi che rendevano il delitto particolarmente importante. Quindi comunque accadevano, ma non c'era la coscienza. Oggi c'è la coscienza e E accadono lo accadono lo stesso. stesso, sì, e la cosa è ancora più grave, appunto, perché insomma, almeno dalle parole riportate alle testate giornalistiche, il cognato, per esempio, in questo caso si è difeso dicendo: io ero depresso. Ora,
Non è, se tutte le persone depresse pensassero di ammazzare una donna perché viene vista magari come più debole, perché magari non ha la forza fisica di difendersi, ma ha la forza mentale, ha la forza per affrontare diciamo varie situazioni, è veramente un problema, perché è come se ammazzare chi ci sta accanto, a maggior ragione quasi sempre ex conviventi, compagni, mariti o quant'altro, possa essere la risoluzione di tutti i mali. Nel caso specifico ovviamente non sappiamo se emergerà un movente diverso da quello che si profila adesso, che non è neanche un movente, ha detto solo lui di essere depresso, vediamo se è così, vediamo se è vero. Certo, uno augura a nessuno di essere depresso e augura a chiunque di stare bene, ma certo se si è depressi perché rivolgere contro gli altri atti di violenza? Però voglio dire, è un discorso generale che ci porta altrove, comunque non sappiamo nulla se non queste parole del reo confesso. Vediamo quello che emerge, anche perché comunque in ogni caso è un femminicidio, come i 120 accaduti in Italia nel 2022, di cui 20 in Sicilia, e come i 10 accaduti nel 2023, in questi appena 2 mesi in Italia, e peraltro in Sicilia c'erano stati anche quelli di Riposto, le 2 donne uccise a Riposto l'11 febbraio scorso, e ogni anno ci sono purtroppo almeno un centinaio e anche più di donne uccise proprio nella casistica che ormai giuridicamente e anche nel linguaggio corrente è stata un po' configurata con il termine di femminicidio. Ma dal punto di vista della prevenzione, al di là del fatto culturale che certo non ci potrà dare risultati dall'oggi al domani, ma anche nella prevenzione che invece operativamente si può mettere in campo subito, se ne è fatta tanta ma ancora non basta, cos'altro ci può volere? Per esempio, cosa accade rispetto alle donne, non quando vengono uccise, ma perché spesso accade questo, no? Che molto prima di essere uccise sono nel mirino, si sentono nel mirino, spesso denunciano, spesso segnalano, eppure applicando anche gli strumenti legislativi nuovi comunque non si fa in tempo, perché poi ovviamente giustamente nel sistema anche di garanzie non è che si può arrestare chiunque solo perché si può temere che possa compiere un'azione. Quindi dentro questo circuito della prevenzione, quando già è scattato un allarme, cosa si può fare anche per non far sentire le donne sole, per proteggerle più efficacemente di quanto non si riesca a fare? Allora, precisiamo che poco prima della pandemia era stato istituito un tavolo tecnico provinciale da parte della prefettura proprio per diciamo fare in modo che tutte le forze agenti, dalle forze diciamo militari all'associazionismo, alle organizzazioni sindacali, potessero diciamo conoscersi insieme in modo da trovare dei protocolli per poter proseguire. In realtà questo tavolo si è riunito un paio di volte. Di fatto posso dire che noi come organizzazioni sindacali ci siamo trovati più di una volta a dover risolvere dei problemi legati a una denuncia di violenza. Le camere del lavoro sono site in tutti i comuni, ci sono addirittura nelle frazioni a Scoglitti o a Donna Lucata, quindi questo permette praticamente di raccogliere anche delle testimonianze. E l'ultima è avvenuta a giugno. E devo dire che abbiamo risolto, diciamo abbiamo accompagnato una signora, fra l'altro straniera, che si era rivolta ad un nostro operatore che conosceva la lingua e che ha fatto da intermediario. Dopodiché abbiamo contattato le referenti delle associazioni legate ai centri antiviolenza della zona. Purtroppo poi mancano, di fatto ci siamo scontrati con la mancanza effettivamente di strutture che potessero accogliere la signora per dormire. Ci siamo trovati a accompagnare la signora in questura e quindi ci siamo accorti per esempio che in quel caso non era, grazie a Dio, una violenza insomma che poteva portare diciamo la signora ad una morte e quant'altro, anche perché era già stata allontanata. Però per esempio non abbiamo trovato un filo diretto con la questura in modo tale da avere un appuntamento immediato, quindi la signora era ospite da una nostra collega, insomma abbiamo diciamo poi risolto la cosa, e abbiamo risolto, devo dire, anche grazie alla Caritas. Quindi facevamo questo paragone, no? Cioè, di fatto c'è un tavolo
di fatto ci sono i centri antiviolenza che però mancano di risorse economiche, che mancano di strutture per poter ospitare. Di fatto la CGIL e la Chiesa hanno risolto e hanno collocato la signora in una struttura sicura. Perché a proposito dei dati che dicevamo, un certo numero non secondario e non piccolo della casistica complessiva ci segnala anche che il femminicidio è accaduto dopo che l'allarme era stato lanciato. Sì. Perché spesso si colpevolizzano, tra virgolette, le donne nella misura in cui non sono pronte, non sono reattive a prendere le distanze, no? Dal partner o ex partner che si sia dimostrato violento e quindi che sia una minaccia. Però quando invece accade il contrario, che c'è una presa di coscienza netta forte e c'è addirittura una denuncia, poi non è che in pochi giorni ci si riesce ad avere la tutela, anzi spesso passano settimane e mesi in cui la vittima si sente in pericolo, sa di essere in pericolo, quindi vive un'angoscia e un incubo pazzesco anche nella normalità della vita quotidiana. E poi magari viene uccisa, e poi però dopo, al solito, non si poteva fare di più. Cioè, io ricordo il caso eclatante, per esempio, tra gli altri, della donna di Aci Trezza dello scorso anno, che aveva fatto una denuncia, il pubblico ministero aveva chiesto la detenzione non ai domiciliari di quello che poi sarebbe stato l'assassino, il quale su Facebook aveva scritto che l'avrebbe uccisa. Quindi non è che neanche era una interpretazione soggettiva. E però ci fu un giudice che negò la detenzione domiciliare, che negò la detenzione in carcere, la concesse ai domiciliari con il braccialetto elettronico, cosa che non impedì all'assassino di portare a termine il suo piano di morte. Quindi il problema è molto complesso, ma bisogna coinvolgere tutte le risorse positive della società. La scuola, ovviamente a lunga scadenza, quale ruolo può avere nella prevenzione di questi fatti attraverso una educazione corretta? La scuola sicuramente ha un ruolo molto importante, in quanto oltre a trasmettere contenuti, fondamentalmente prepara le persone da tutti i punti di vista, diciamo, prepara i bambini affinché possano essere dei cittadini consapevoli, con una coscienza e tutto quanto. Il problema è che alla scuola vengono demandati tanti di quei compiti che materialmente è impossibile portare avanti con serenità, con diciamo, i giusti tempi che servirebbero, perché le ore sono poche, perché ci sono da preparare pure gli alunni per le varie esami e tutto quanto. Quindi diciamo che la scuola ha un compito molto importante nella formazione dei futuri adulti, ma purtroppo mancano molte volte i tempi. E quindi diventa sicuramente importantissimo parlare già dai bambini di 2, di 3 anni, insomma, quando entrano nel mondo della scuola, iniziare a divulgare quelle che sono proprio anche le buone prassi, perché certe volte basta per un bambino rivolgersi ad una bambina, una coetanea, in modo magari un po' violento, fare capire che insomma questo atteggiamento non va a posto. Ovviamente poi crescendo con l'età si possa affrontare la tematica in vario modo. Io insegnavo in una scuola superiore e abbiamo diciamo, voluto fortemente che ci fossero degli incontri per parlare di violenza sulle donne e abbiamo diciamo, affrontato l'argomento anche con degli psicologi, che abbiamo fatto vedere dei video, abbiamo letto anche dei libri, dei racconti del libro Ferite a morte di Serena Dandini, che io consiglio sempre perché in modo ironico comunque viene affrontato questo tema. E ricordo a un certo punto l'intervento di un alunno. Questo ragazzo ha alzato la mano e ha chiesto agli esperti, diciamo, che si occupavano della tematica: ma io come faccio a sapere se la mia gelosia può essere preoccupante? Allora lì ho detto: abbiamo
già lanciato praticamente quella fiamma che serve praticamente per accendere la curiosità, per mettersi diciamo, nella situazione di dire: ma potrei essere pure io pericoloso nei confronti di chi mi sta accanto. Devo dire che questo ciclo l'avevamo portato avanti, era stato molto utile. Certo, è chiaro che in questo caso, in ogni momento, in ogni esperienza educativa o relazionale o sociale, è bene sempre, come dire, che sia chiara anche alla percezione di un ragazzo, di un adolescente, di un futuro adulto, il fatto che la linea di distinzione, come dire, invalicabile e inseparabile debba essere quello degli effetti sulla sfera di se stessi e degli altri, cioè nel senso che speriamo che nessuno debba mai fare nulla di male, ma mai contro gli altri, voglio dire, no? E la gelosia, se non riesci ad affrancarti, sarà un problema tuo, ma non può mai essere una limitazione di libertà degli altri, no? E quindi anche questo è il deficit educativo dal quale si parte. Ma a questo proposito, in una certa vulgata corrente, però non so quanto risponda al vero, e io quindi lo chiedo alla dirigente sindacale che si occupa dei lavoratori anche della scuola, ma che è stata docente, sì, e che è una donna, e quindi probabilmente anche mamma, sicuramente, sì. Bene, allora spesso si dice che, visto che abbiamo parlato dell'agenzia educativa della scuola, parliamo dell'altra fondamentale agenzia educativa, che è la famiglia. Ma è vero che, come dire, alla base, dal punto di vista ovviamente culturale, generale, di questa distorsione patologica, ci possa essere la cattiva educazione delle mamme sui figli maschi? Io credo che questo possa essere uno degli elementi. Da mamma di una figlia femmina, un figlio maschio, io lotto ogni giorno affinché mio figlio, per esempio, un esempio banale, però contribuisca nelle faccende, nelle piccole faccende di casa, perché comunque, nonostante diciamo, a casa dei miei io non ho più un marito, quindi praticamente a casa mia non può assistere a questa cosa, ma già a casa dei miei genitori mio padre tranquillamente aiuta. Per mio figlio non è dato in quanto maschio, ok? Quindi io stessa devo ripetere più volte questa cosa. Quindi prima di tutto la famiglia diventa il primo luogo dove già inculcare una parità di genere, perché se non partiamo dalla parità di genere già la violenza diventa una cosa in secondo piano. E quindi questo, e poi molto probabilmente, almeno lo dicono gli esperti, non sono tale, il fatto che noi donne abbiamo ormai acquisito una consapevolezza, una parità da alcuni punti di vista, nel senso che comunque riusciamo a occupare dei posti che prima magari erano prettamente maschili, riusciamo a essere sicure, autonome soprattutto nella vita quotidiana e anche oltre. E rispetto al maschio, detto proprio, utilizzo il termine maschio anziché uomo, questo, diciamo, avanzamento, che è stato molto più veloce rispetto a quello che era avvenuto in passato, molto probabilmente è un po' spaventa. Di conseguenza poi fisicamente non c'è dubbio che il maschio, l'uomo, è più forte di una donna, e quindi molte volte praticamente prevale quell'istinto proprio di forza rispetto a quello che magari utilizziamo noi donne, che invece magari utilizziamo più le parole. Sì, è chiaro che alla base c'è sempre un modello culturale, che è quello un po' patriarcale, con anche la concezione distorta, cioè, della donna inferiore, o comunque come qualcosa di cui si possa avere il possesso, che ancora è alla base, almeno in tutti quelli che poi, anche senza arrivare al femminicidio, insomma, in ogni caso si rendono responsabili di atteggiamenti di violenza in qualunque forma, è quello la ragione per la quale appunto bisogna lavorare, credo, molto, ma sì, molto e con molto impegno a tutti i livelli, con tutte le leve possibili, ovviamente a partire dalla scuola e dalla famiglia. Parliamo della scuola anche per utilizzare l'esperienza di dirigente sindacale in questo mondo di Graziella Perticone.
La scuola in questi mesi è stata oggetto anche, è stato il teatro, il contesto in cui sono avvenuti dei fatti che hanno acceso e animato il dibattito pubblico, con la CGIL anche protagonista in prima linea a portare avanti sempre determinati principi. Ma cominciamo dalla Sicilia. Che succede al Maiorana Cascino di Piazza Armerina, dove c'è un'assemblea studentesca annunciata, pubblicamente autorizzata, regolarmente, un momento educativo, didattico, cioè normale nell'ambito della vita della istituzione scuola, con tanto di autorizzazione da parte della dirigente scolastica, e a un certo punto si presentano i poliziotti con la pretesa di identificare studenti che hanno la sola colpa di essere a scuola, cioè dove devono stare, e solo perché in quel momento magari c'è un tema che non ho capito se quale problema possa porre un tema, peraltro altissimamente di valore sociale, che è quello per esempio della legalizzazione della cannabis. Che succede? Succede che ultimamente stiamo assistendo a delle azioni che sono veramente lesive di quella che è la democrazia, ok? E la cosa grave è che la democrazia all'interno della scuola deve essere mantenuta a tutti i costi, senza nessuna intrusione da parte di esterni, a maggior ragione da parte di forze dell'ordine. Le assemblee di istituto, un po' come tutti gli organi collegiali, sono state istituite negli anni 70, proprio perché in seguito alle lotte del 69 le famiglie hanno avuto bisogno, le famiglie, gli studenti, di poter partecipare alla vita, all'istruzione dei propri figli, e per gli studenti di poter dialogare all'interno delle istituzioni scolastiche. Quindi sono diciamo definite per legge, sono state autorizzate e tutto quanto. E ne è prevista una per ogni mese, ok? Proprio per permettere agli studenti di affrontare tematiche di loro interesse, ok? Possono anche invitare esperti esterni, basta solamente il nulla osta da parte del dirigente scolastico che autorizza questo. Ora, il fatto che si parli in un ambiente scolastico di legalizzazione è una cosa più che illecita, non significa assolutamente andare a fumare. Ora, il fatto appunto che delle forze dell'ordine si presentino a scuola chiedendo di identificare chi è presente, fra l'altro quando gli alunni sono assenti all'assemblea viene messa l'assenza, quindi noi, non è poi obbligatoria la presenza durante l'assemblea, ma noi da docenti la consigliamo sempre, certo. Proprio perché è un modo per affrontare delle tematiche e iniziare a partecipare a quello che succede fuori dall'ambiente scolastico. E quindi è un fatto lesivo, ma così come è stato un fatto molto grave quello che è successo al liceo, all'esterno del liceo Michelangelo a Firenze. Sì, ora ne parliamo, però su questo tema volevo fare una riflessione, ma la mia sensazione, però io sono un cittadino, un giornalista per quello che possa valere, è che questo episodio di Piazza Armerina sia stato sottovalutato. Allora, in realtà nell'ambiente, diciamo, sindacale non è stato assolutamente sottovalutato, tanto che si pensava almeno di poter promuovere anche delle manifestazioni. E il fatto che sia avvenuto a pochi giorni dall'altro che era prevista una manifestazione proprio sabato scorso, diciamo, secondo me non ha dato tempo materialmente per poter affrontare la tematica, ma sarà oggetto sicuramente di discussioni anche nelle prossime assemblee sindacali che noi faremo la settimana prossima e che abbiamo indetto proprio in seguito a questo avvenimento. Sì, perché quindi il punto che secondo me bisogna prendere nella giusta considerazione è la rottura totale, inspiegabile, in mancanza di elementi che comunque non esistono, no? Perché la rottura come dire, di un ordine costituzionale, democratico, secondo tutti i modelli, cioè sociali, istituzionali, culturali, educativi, per cui il trattare quel tema nel luogo giusto, corretto, legale, naturale, che era la scuola, il trattare quel tema possa determinare la pretesa di identificare come se ci fossero notizie di reato intorno. È gravissimo questo fatto, perché quello era un tema grave da discutere, non c'era da commettere reati, cioè
poiché è un reato eventualmente spacciare anche la cannabis, nessuno stava spacciando la cannabis, né nessuna forma di annuncio poteva far pensare a questo. Quindi perché questa irruzione nella comunità scolastica? Perché io ho l'impressione che questo governo voglia, in un certo senso, io dico segnare il territorio, come se volesse proprio dire voi determinate azioni non potete più farle. È come se la vigilanza su quello che era sempre stato fatto, perché obiettivamente insomma, siamo passati anche da altri governi di destra, non si sono mai permessi di andare a fare irruzioni nelle istituzioni scolastiche, però la scuola è diciamo l'istituzione che deve formare i futuri dirigenti, i futuri cittadini e quant'altro. Ed è stata attacco anche la settimana precedente. E la risposta era arrivata a gran voce. Sì. Quindi c'è un riflesso anche di quell'altro secondo fatto al quale me, ora arriveremo. I due eventi sono collegati. Ora ci arriveremo, però io vorrei restare in Sicilia sì. per un altro caso che comunque riguarda il mondo della scuola, così è una notizia anche questa pubblica, gliela segnalo. 7 istituti scolastici della Sicilia, uno di Ragusa, il Besta di Ragusa, e poi il Maiorana di Gela e di Milazzo, il Radice di Bronte, il Redi di Paternò, il Ferrarin e il Duca degli Abruzzi di Catania, 7 istituti scolastici con indirizzo nautico o aeronautico, hanno programmato un piano di alternanza scuola-lavoro per 350 studenti complessivamente in un'azienda particolare che è la base di Sigonella. È normale? Effettivamente questa cosa intanto mi è nuova, per cui non ero a conoscenza. E, devo dire che la cosa un poco mi stupisce. Sì. Iniziamo a forse far entrare troppo quelle che sono i presidi militari nelle istituzioni. Potrei solamente spiegare dicendo che magari hanno dei piccoli veicoli che potrebbero diciamo, servire per l'alternanza, non lo so, no, però effetti, è strano che siano... No, in effetti il luogo è anche l'oggetto un po' di questa fase di formazione multidisciplinare, com'è nello spirito sì. di questo istituto dell'alternanza scuola-lavoro, sono proprio gli hangar di Sigonella che magari saranno attraenti, interessanti, originali, per carità, per i giovani, anche per i ragazzi, in perfetta buona fede posso capire che tra andare in un'azienda magari un po' più banale no? e andare lì possa essere più interessante, però dal punto di vista anche del modello educativo certo. è compatibile una cosa del genere, perché comunque la base di Sigonella sappiamo è sempre un po' una base cosa militare, è una struttura certo. ma soprattutto in questo è momento una struttura storico. Militare della Marina statunitense che ovviamente fa attività militare, che poi giustamente si spera sempre nell'ambito del mondo occidentale, dell'alleanza della NATO, che si usi sempre solo per motivi difensivi, è un altro discorso, però si tratta di armi, anche le armi più pesanti possibili. Lì funziona anche una base, peraltro di recentissimo insediamento nel 2018, un sistema avanzatissimo di intercettamento del lancio di missili anche a testata nucleare. No, per carità, sì, sì, è no, una no, domanda no, che faccio, perché non c'è dubbio che esiste, ci sono persone che ci lavorano, ma la domanda è, oltre al fatto che esista e che ovviamente migliaia di persone ci lavorino e che operi nel senso in cui può operare, è opportuno che un istituto scolastico utilizzi l'alternanza scuola-lavoro per mandare lì e non altrove quante altre aziende probabilmente espletano missioni lavorative invece dire, molto più compatibili con un modello educativo. E anche più etiche. Ecco, questa era la domanda. Così. Sì, sì, non ero a conoscenza. Devo c'è anche il Besta di Ragusa fra questi 7. Sì, sì. Non conosco appunto il progetto. Certo, la cosa è da attenzionare, bisogna stare attenti anche perché giustamente a 18 anni, a 17 anni magari la visita ad una base, quale Sigonella, base militare, può anche come dire, attirare l'idea di pilotare determinati aerei, caccia e quant'altro, ma soprattutto in un momento di una guerra in atto che si potrebbe, speriamo no, ma trasformare in una terza guerra mondiale.
effettivamente un po' pericoloso, diciamo. Allora, il caso di cui abbiamo parlato a Piazza Armerina fa seguito di una settimana circa all'episodio, mi pare, del 18 febbraio dell'aggressione squadrista e fascista. Giudicare il filmato, questo significa, poi se scopriremo altre cose che magari ci inducono a dire no, il filmato era falso perché parziale, allora ne prenderemo atto. In questo momento è un atto di violenza squadrista e fascista messo in atto da 6 militanti di Azione Studentesca contro 2 studenti del liceo classico Michelangelo di Firenze. Il liceo peraltro frequentato da Piero Calamandrei, dai fratelli Carlo e Nello Rosselli e tante altre figure importanti che hanno anche questa capacità di evocazione. Dopodiché poi il ministro Valditara disse le cose che sappiamo sulla lettera della dirigente scolastica Savino del liceo scientifico di Firenze, un altro istituto dove questa dirigente ritenne di fare una riflessione utile da condividere appunto con la comunità scolastica dopo quel fatto che era successo. Attirandosi gli strali del ministro che pare volesse punire lei piuttosto che i violenti fascisti squadristi. Infatti, fra l'altro, l'invito era a non essere indifferenti, a raccontare ciò che era stato, diciamo, visto, cui avevano assistito i ragazzi, che avrebbe potuto anche, diciamo, capovolgere e anzi far emergere che magari sarebbe potuto essere un evento precedente e quindi aver anche, diciamo, giustificato in parte, solamente in parte, l'aggressione. E facendo riferimento appunto a, cioè, citando, diciamo, che il fascismo non è nato direttamente con i campi di concentramento, e questa è una cosa che almeno io credo che io insegnavo sostegno ora, e i miei colleghi di lettere lo raccontavano sempre agli alunni, no? Quando spiegavano il fascismo dicevano sempre: non è nato con i campi di concentramento, ma è nato con atteggiamenti di indifferenza ad azioni quando sono stati allontanati gli studenti dalle scuole, gli studenti ebrei, quando sono stati allontanati dagli incarichi pubblici tutti gli ebrei e così via. E il fatto che un ministro prenda una posizione di questo tipo è veramente un atteggiamento molto preoccupante, perché la scuola deve essere posta sopra di tutto, e prima di tutto quello che noi cerchiamo di insegnare ai nostri alunni è di dire sempre la verità e di imparare dalla storia affinché gli errori che sono stati commessi dai nostri nonni non si possano ripetere. Ora, un ministro dell'istruzione che minaccia di prendere provvedimenti contro una dirigente scolastica è veramente una cosa preoccupante. Ma come si spiega? È solo ignoranza o è dire faziosità politica? Mi sembra molto strano, perché non mi pare che ci possa essere un incremento di consensi elettorali in quella parte politica che in qualche modo, come dire, è meno antifascista del resto del paese, no? Cioè, questo governo sta dimostrando di avere degli atteggiamenti veramente fascisti da tanti punti di vista. Ora, anche l'evento drammatico di Cutro, che non ha visto veramente anzi il Presidente del Consiglio, perché anche questa è una cosa grave, non essere chiamati la Presidente, no? Cioè, rispetto alla parità di genere di cui parlavamo prima, no? Nemmeno recarsi in quella città con una coscienza, innanzitutto da mamma, no? Iniziamo da questo, e poi da cattolica, e poi da Presidente del Consiglio. Ora, sono tanti piccoli segnali che questo governo sembra, ripeto, come voler indicare come quali punti forti del proprio operato. E come dire, siamo arrivati noi, quindi d'ora in poi non potete permettervi di parlare di droghe all'interno delle scuole, perché le droghe sono una cosa
diciamo, come se fossimo tornati nel Medioevo, no? Non si usano, siete penalizzati, siete, cioè, è uno dei, come dire, degli atti che, per cui si potrebbe finire in carcere anche evidentemente l'uso di droghe leggere. Che per carità, noi non possiamo assolutamente, voglio dire. Ma in quel caso gli studenti volevano solo parlarne. Parlarne, appunto, dico, per cui già parlarne, dico, però loro l'atteggiamento proprio è di minaccia. Il fatto di invitare a non essere indifferenti viene punito, il fatto che dei migranti arrivino disperati le coste dell'Italia e siano lasciati morire nell'indifferenza più totale, secondo me sono degli aspetti che sono tra loro collegati. E siamo all'inizio di un mandato. Io devo dire che sono abbastanza preoccupata e anche arrabbiata. Nel caso della strage, perché anche questa è una strage di Cutro, rimane comunque il grosso punto interrogativo. Speriamo che le indagini possano svelarlo in maniera certa, ma comunque la sensazione storica immediata e che comunque qualcuno dovrebbe spiegare perché la Guardia Costiera non ha fatto ciò che dovrebbe fare, ciò per cui esiste la Guardia Costiera, perché il soccorso in mare è il primo obbligo fondamentale sempre e comunque, poi tutto il resto lo si affronta, lo si esamina, lo si vede, lo si discerne, ma intanto la vita era, da essere salvata. Quello era un obbligo che comunque non è stato esaudito e non si capisce il perché, perché nessuno ancora lo ha saputo spiegare, cioè nessuno lo ha detto perché. Ma anche quando deportavano gli ebrei era un gesto, rinchiusi nei campi di concentramento, era un gesto che nessuno, penso che 3 anni prima o 2 anni prima, avrebbe mai potuto pensare potesse succedere. Bene, allora torniamo, bene, anzi vale, potremmo dire, per i fatti di cui ci stiamo occupando, ma bene, perché cerchiamo di suscitare la massima coscienza critica possibile su queste cose, torniamo e concludiamo con la scuola, anche rispetto alla funzione esercitata come dirigente sindacale da Graziella Perticone. Oggi come vive la scuola? Ecco, rispetto a questo clima politico, la scuola in che situazione si trova ora, al di là dei fatti di cui abbiamo parlato, come situazione generale, come atmosfera, come ambiente nel quale la scuola possa svolgere la propria missione, la propria funzione, anche dal punto di vista del benessere dei lavoratori della scuola, visto che poi anche il tema dell'azione sindacale è svolta appunto dalla federazione che Graziella Perticone dirige in provincia di Ragusa e rappresenta. Sono solo problemi di normali vertenze sindacali, ovviamente, che ci sono sempre, ma per quel di più che rende la scuola molto molto importante e fondamentale, no? Nella vita e nella struttura di una società, che aria tira? Allora, partiamo dal presupposto che siamo alla vigilia, diciamo, di accorpamenti di istituzioni scolastiche che dovrebbero avvenire in seguito alla nuova legge che prevederà l'autonomia scolastica solo per istituzioni con un numero di almeno 900 alunni. Ciò significa che in tutta la regione si perderanno all'incirca 109 istituti. Ciò significa che si perderanno 109 posti di dirigente scolastico. Molti sono già in reggenza, 109 posti come direttore dei servizi amministrativi e quant'altro. Ma a parte questo, che non è cosa da poco, si vive la tensione di non sapere come sarà il futuro. Mi spiego, tante volte i lavoratori riescono ad arrivare nel proprio comune, iniziano a lavorare nella propria scuola anche con una visione un po' a lungo termine, perché nei licei le classi hanno giustamente 5 anni di corso, nelle scuole primarie pure e tutto quanto. La fusione di istituti o anche lo smembramento di istituzioni scolastiche porta un periodo di incertezza per i lavoratori, per i dirigenti a tutti i livelli, dal collaboratore scolastico fino al dirigente. Quindi diciamo che ancora siamo in questa fase. Un altro anno la fusione riguarderà solamente 2 istituti della provincia di Ragusa, di Vittoria, con l'istituto San Biagio con il circolo didattico Rodari, per cui gli altri in questo momento, diciamo, si salvano, ma quello che succederà poi dal 24-25.
Inoltre, quello che Ragusa, molti magari non sanno, che è la provincia siciliana con il tasso più alto di presenza di alunni stranieri, che si aggira all'incirca al 13,6%, che è un arricchimento sicuramente per la società, un arricchimento anche per i nostri figli che frequentano le scuole, però è anche vero che noi per poter lavorare serenamente dovremmo avere classi meno numerose. Abbiamo decisamente una percentuale elevata. E allora quello che chiediamo da anni è, per esempio, la riduzione del numero di alunni per classe, perché poter lavorare con una classe con 22 alunni o poter lavorare una classe di 28-30 diventa difficile quando arrivano durante l'anno due alunni che non riescono a parlare l'italiano, perché significherebbe poter dedicare più tempo a loro. E poi la scuola si è molto burocratizzata, per cui quello che lamentano molte volte i colleghi è il fatto di avere tanta burocrazia che toglie tempo a quelle che poi magari sono delle attività proprio di didattica più serene in classe. C'è un divario anche enorme rispetto ad alcuni indicatori importanti anche della qualità del servizio scuola, per esempio fra nord e sud, basta vedere il tempo pieno e tante altre cose. Perché non si riesce ad aggredire questo gap? Poi, a parte i problemi che ci sono anche nella parte migliore, diciamo, dell'Italia, ma intanto al sud abbiamo questo. Allora, devo dire che in provincia di Ragusa è stato fatto un notevole balzo avanti negli ultimi 3 anni, perché se non ricordo male siamo passati da un 37 classi, numero più numero meno, del 2019 a 109 dell'anno in corso. È una bella, diciamo, conquista. E questo cosa comporta? Comporta un notevole diciamo, stanziamento da parte dei comuni per il mantenimento della mensa. E lì subentrano tanti di quei fattori. Primo è quello che facevamo un paragone: in un comune del nord i bambini che pagano la mensa sono 9 su 10, è esonerato magari il figlio di una famiglia numerosa o comunque con un reddito basso. Purtroppo nella nostra provincia il problema invece molte volte è legato, cioè, proprio all'inversione di questi numeri, perché magari tante famiglie hanno magari degli introiti in nero, comunque, per cui in alcune zone della provincia il costo della mensa è totalmente o quasi a carico delle amministrazioni. Per cui incidere gravemente sul bilancio comporta ovviamente un impegno di tipo finanziario non indifferente. Poi mancano le strutture. Ora, col PNRR sono state poste delle misure proprio per incrementare. Devo dire che il PNRR, il REACT-EU, insomma tutte queste azioni hanno posto grande attenzione a quella che è la dispersione scolastica. Perché però i fatti poi iniziano a essere diversi, perché magari continuano, cioè, l'approvazione di questi progetti avviene per i comuni che hanno già alle basi un ufficio tecnico consolidato, sicuro, che ha già, diciamo, riesce a mantenere le scadenze che sono in tempi brevi. E poi magari i comuni, quelli che sono in difficoltà, rimangono sempre più indietro proprio perché comunque non riescono a rispettare tutto l'interno. Sì, questo è un tema che ci porterebbe altrove, anche perché purtroppo molti comuni sono in pessime condizioni finanziarie. In Sicilia ce ne sono tante, anche in provincia di Ragusa. È un problema che conosciamo storicamente, da quando è nato, come e perché, anche con i tagli progressivi e spesso prove di non buona amministrazione che ci sia stata. Ma intanto, ecco, per la scuola, ecco, ci affidiamo alle prospettive così positive che sono state indicate, sperando appunto in un miglioramento della situazione attuale. Grazie a Graziella Perticone, segretaria della Federazione Lavoratori della Conoscenza della CGIL di Ragusa, con la quale abbiamo parlato della scuola, ma anche complessivamente di situazioni
gravi dal punto di vista anche sociale, non solo, come per esempio il fenomeno dei femminicidi che continua a ripetersi con l'ultimo fatto grave accaduto pochi giorni fa in provincia di Ragusa, a Gerratana. Grazie ancora, grazie a quanti ci hanno seguito, prossimo appuntamento come sempre con Fatti e Opinioni.